Concentrato sulla partita di governo, Di Maio spinge sui temi considerati la piattaforma per trovare la convergenza con gli altri partiti in vista della costruzione di una maggioranza, quindi rilancia le misure fiscali grilline, abolizione dello spesometro, via Equitalia, riforma degli scaglioni IRPEF e soprattutto dimezzamento dell'IRAP, temi cari anche ai Dem con i quali il dialogo potrebbe svilupparsi proprio su questi punti fino alla riformulazione di un reddito di cittadinanza miscelato con quello di inclusione. L'M5S prosegue con la strategia dei due forni, anche se al momento l'interlocutore privilegiato resta Salvini. L'unica condizione posta dai 5 Stelle per un governo non monocolore è la presidenza Di Maio. Vogliamo governare questo paese con Luigi Di Maio Premier, che ha ottenuto 11 milioni di consensi, un terzo del paese. E lo vogliamo fare per mettere in pratica quelle cose che i cittadini aspettano da 30 anni, politiche contro la povertà, per le famiglie e le imprese. Di Maio Premier sarebbe la garanzia per gli elettori, ma anche per il fronte interno. L'ala dei duri e puri, sia nella base che nel partito, mal digerisce l'idea di un tandem, anche se le votazioni dello statuto interno dimostrano che il gruppo è con Di Maio. Accordarci è l'unica maniera che abbiamo, ragionano i vertici, per andare al governo, e questo è chiaro a tutti.